Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Mi chiedono spesso, ma è meglio respirare dal naso o dalla bocca quando si canta? Cantare in libertà. Intanto, qual è la differenza tra respirare dal naso a respirare dalla bocca? La differenza sostanziale è che dal naso l'aria si depura, si riscalda e si inumidisce, quindi quando arriva alla gola è già più sana, diciamo, l'aria rispetto a quando noi respiriamo dalla bocca, che l'aria arriva più fredda. Soprattutto se fa freddo, respirare dalla bocca non è mai consigliato. Però c'è una differenza sostanziale che riguarda il tempo di acquisizione dell'aria. Se noi respiriamo dal naso, per riempire completamente i polmoni impieghiamo circa 3 secondi, più o meno, mentre dalla bocca noi in un secondo, in un attimo, respiriamo e riempiamo tutti i polmoni. Quindi, riportando questo nelle canzoni, quando noi abbiamo tempo per respirare, lo dobbiamo fare sempre dal naso. Però se il respiro deve essere veloce, dobbiamo respirare per forza dalla bocca. Vi faccio un esempio su una canzone di Adele. Conoscerete sicuramente Someone Like You di Adele, e questa dice: I heard that you settled down, that you find a girl and you're married now. Sentite che gli spazi tra una frase e l'altra sono molto lunghi e quindi mi danno la possibilità di respirare dal naso. Poi, andando avanti, I hate to turn up out of the blue uninvited, but I can't stay away. I couldn't fight it. I hope you see my face and that you be reminded that for me it isn't over. Si capisce bene che qui non ho la possibilità di respirare con il naso. And that you be reminded that for me it isn't. Non avrei il tempo e quindi si vedrebbe questa forzata respirazione. Quindi il mio consiglio è che quando voi avete tempo, respirerete con il naso, altrimenti dobbiamo necessariamente respirare con la bocca. Spero di aver risposto alla vostra domanda e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.